News LOL, ragazzi, il nostro appuntamento consueto settimanale che ogni tanto però salta. Sì, come mai? Perché ogni tanto c'è stato le 3, ah, ogni tanto ci sono le uscite le 4. Del mese. No, questa battuta già faceva schifo quando la facevo io un anno fa. Adesso perché la fai tu soltanto perché hai le mine è bella, no? Non è questo il motivo. Ah, adesso tutti quanti, io, grande Midna, la battuta sulle 4 era fantastica, vero? La facevo io, Raiden sei un coglione. Sapete tutti che questa settimana è uscito Batman Arkham Knight, ma non tutti sono entusiasti allo stesso modo, soprattutto coloro che l'hanno preso per PC. Esatto, che l'hanno preso veramente in... No, per PC. Nell'hard disk, perché... sì, e poi l'hanno preso in culo, perché il gioco è ottimizzato col culo per PC. Sì, addirittura un disastro, tantissimi su Steam si sono lamentati e hanno addirittura recensito complessivamente il gioco con un parere molto negativo, cosa che non succedeva dai tempi di... Shit Simulator, per dire. Un giudizio non veritiero sul gioco, ma che fa riferimento semplicemente ai bug, ai glitch, al disastro che è la versione per PC. Mi spiegate, cara Rocksteady, perché l'avete fatto così male su PC? È giusto al day one far così cagare che poi tutti si lamentano e tanti stanno già richiedendo pure il rimborso su Steam? Noi abbiamo avuto modo di fare il gameplay del gioco, lo trovate sul secondo canale Player Inse 2 e devo dire che l'abbiamo trovato eccezionale. Perfetto, nessun problema, ma per la versione PC si parla addirittura di stuttering che rende impossibile giocare bene. Si parla di un frame rate assolutamente incostante, soprattutto quando si guida la Batmobile, e si parla di diversi glitch anche che cancellano l'intero gioco. Quindi, cioè, pensate un po' come siamo messi, Speriamo che risolvano questi problemi al più presto, perché comunque è un gran gioco. Esatto. Comunque sappiamo tutti che Batman non uccide la gente. Assolutamente, è una sua prerogativa. Non uccide la gente, e anche Rocksteady ha sempre detto che non vuole mettere la caratteristica di uccidere la gente nei giochi ispirati a Batman. Ma sono d'accordo con loro, però il problema è che questo non giova al realismo del gioco. Perché già, se tu provi ad uccidere le persone, perché puoi provare a farlo, sì, puoi provare. E l'animazione, diciamo che non è esattamente realistica. Lui praticamente lancia dei pugni in aria senza effettivamente colpire l'avversario. Cioè, acchiappa le mosche, come si suol dire. Esatto, non conclude niente. Il nemico, in questo caso un NPC, quindi non è un nemico, risulta come se fosse invisibile. E non solo, la cosa si ripercuote anche durante la guida della Batmobile. Possiamo investire i passanti. Rocksteady dice che sono storditi, ma ci possiamo passare sopra tante volte. Ma non è peggio della morte, cioè? Sì, cioè, voglio dire, perché uno che gli passa sopra un Cristo di Batmobile da 6 milioni di chili. No, scusami, sono solo stordito, scusami. Lo sai, cara Midna, che di solito quando giochiamo io, per convenzione, siccome sono il masculo, siccome sono l'uomo di casa, siccome sono il padrone, va bene, uso sempre il controller 1. Che è giusto perché gioco, sono sempre il giocatore 1, messo a sinistra. Sì, perché ti metti a sinistra, sì, non per altro. Sì, perché mi piace più stare a sinistra nel divano. Sì, non è che è una cosa così, cioè, capitato a cazzo di cane. Bene, in realtà da oggi voglio essere il giocatore 2. Tu sai che stiamo aspettando con ansia Street Fighter 5 per PlayStation 4 o PC. Bene, nel lato 2 del giocatore, a Chun-Li e a tutte le donne vibrano le minne in una maniera veramente, veramente eclatante. Soltanto nel menu, soltanto se lo si sceglie con il giocatore 2. Questa è una cosa. Capisco perché non vuoi più stare il giocatore 1. Te l'ho spiegato, cioè proprio l'ho detto chiaramente, voglio essere il giocatore 2 per le minne ballonzolanti, non per altro. Ma è fatto apposta? No, no, è un bug, è un bug. Ma tu guarda, che bug. Certe volte i casi della vita, no? I bug che fanno ballonzolare le minne. Giusto, ma giusto. E perché, per esempio, alle donne del mondo non viene un virus di questo tipo? Ho questo virus, purtroppo mi ballonzo. Ma poi le minne ballonzolano, che schifo le minne, poi dai, a un certo punto dai, è tutto grasso. E a proposito di minne, c'è chi ha ricreato una versione speciale dei Pokémon chiamata Pocket Pussies. Ah, sì, la so questa cosa, ovviamente, non chiedermi perché la so. Fatto sta che il team di sviluppo si chiama Stick and Balls. Il logo è alquanto eloquente, vediamo. Esatto. Non mi stupisce affatto. È una stecca con due palle. Che sì, non che, ecco, però io dico la stecca va bene, ma le palle sono proprio le palle sono proprio palle, le balls non è che. E ha creato questo gioco che è un clone di Pokémon, a detta loro, secondo me sarà l'ennesima minchiata, che è apparsa su Greenlight, che ovviamente farà scalpore semplicemente perché al posto dei Pokémon ci sono delle ragazze Pokémon. Quindi dei Pokémon con le mine. Pokémon!
Ma mi vengono così e tu ti piangi, ma perché? Comunque il gioco è su Greenlight e ovviamente facciamo di tutto perché non esca. Insomma ragazzi, va bene nel film, però a un certo punto ci sono i canali appositi per queste cose. Non facciamo, cioè? Non aspettiamo le cose. Non lo so, ma ce li suggeriranno qua sotto. No, non ce li suggeriranno nei commenti perché sennò ci bannano totale. Tu non li conosci? Non li conosco. Ma io dico, come si può associare una cosa innocente come Pokémon con il sesso, con il porno? Sindrome di Lavandoni a parte e animali che combattono fra di loro pure, no? Cioè vabbè, ma lasciando perdere questo perché sennò poi mi accusano di essere animalista. No, no, no. Viva i Pokémon, forti e prorompenti, tutti differenti, non te l'aspettavi? No, infatti ti stai vergognando tantissimo di questa stronzata. Ma tanto sto cantando io. Mi sa che ho superato un attimo il limite, ecco. Bene, invece sbagli, cara la mia Midna, perché esistono i Pokémon porno. No, ma io me ne va. Ma che trasmissione è? A parte il fatto che esistevano già prima, ma su YouTube recentemente è uscita una parodia di un porno sui Pokémon che non vi possiamo né mostrare, vi possiamo fare vedere qualche frame, ma ovviamente non si vedono minne nude né cose. Allora, che senso ha? Una parodia su un porno sui Pokémon. Sì, ma posso dire una cosa? Posso dire che Pikachu è truccata malissimo? Sì, Pikachu è truccata, sì, veramente, effettivamente sì. Tra l'altro si chiama Pikachu, che sta, cioè, sì, lo so, fosse pisella. Lo so. Cazzo, lo so. Minchia, c'è bello. E poi, che ne so, c'è Brock, che anziché Brock si chiama Cock. È vero. È vero, dico, ma la fantasia. Proprio. C'è, chiamatelo Croc, e già si capisce. Cioè, praticamente si chiama cazzo questo qua. Per la sottorubrica noi non siamo nessuno, in Minecraft non riusciamo a costruire neanche una catapecchia, ma c'è chi fa addirittura delle opere d'arte che sembrano create come dei pixel ma sono in realtà dei blocchi, le immagini di Kerrigan, Diablo e Deathwing. Esatto, questo fenomeno che ha impiegato un sacco di tempo, 23 settimane, ma soprattutto oltre 1,5 milioni di blocchi di Minecraft diversi, colorati, con sfumature e via dicendo, un artista che ha creato appunto queste opere d'arte. Veramente noi non siamo nessuno e non siamo nessuno neanche dinanzi a colui che ha costruito in tanti e tanti anni, per la precisione 6 anni, per cucire un tappeto ispirato alla mappa di Super Mario Bros 3. Bellissimo, veramente bellissimo. Figuratevi che ha saltato tutta la parte di farsi una famiglia, farsi una vita, avere dei figli e uscire con gli amici per costruire sto c***o di tappeto. Però è bello, è bello. Ma parlando di Super Mario Bros, ti ricordi uno dei giochi più difficili di sempre, cioè Super Mario World? Di giusto. Finirlo già di per sé è difficile. Esatto. Finirlo in 23 minuti come ha fatto questo mamma tizio. Mamma mia, mamma mia. È ancora più difficile, ma finirlo in 23 minuti bendato come ha fatto questo. Io capisco le speedrun, giusto? Le capisco, va bene, adesso le ho capite. Però una speedrun bendato è tecnicamente impossibile, eppure questo ce l'ha fatta. Guarda a memoria tutto. Molto bene, non siamo nessuno. Non siamo nessuno, ragazzi, pensiamo di chiudere il canale YouTube. No, questo vero, 1000 like se non volete che chiudiamo il canale YouTube. 1000 like a testa, però. Domenica 28 giugno 2015 alle ore 18 saremo all'Arco della Pace di Milano per incontrarvi, venite già a salutare. Dove c'è il Parco Sempione alle 18 domenica 28 giugno, ripetita Juvent. Mi raccomando, siateci anche tu e ci divertiremo perché sarà un raduno fra di noi, si parlerà, a differenza degli eventi e delle fiere in cui c'è un bordello incredibile perché siete lì per altri youtuber e casualmente vedete anche noi. No, scherzo, vengono spesso per noi, però qui saremo noi, potremo parlare con ognuno di voi, si spera, siateci perché ci si diverte. Ho fatto oggi questo gesto un sacco di volte, proprio chi vede questo video dall'estero dice chi siete sui italiani, lasciamoli per pizza, mandolino, non vi dicendo. E baffi, ciao! Alla prossima! Mi raccomando, tu ci sarai domenica 28? No! Ah sì, ci sono, scusa, mi sono confusa tra sì e no. Perché vengono soprattutto per te, quindi non... Ah, sì.